Anzitutto ringrazio per l'invito che ho accettato molto volentieri a parlare di questa università così prestigiosa. L'unico mio problema è che spero di non deludere, perché è la prima volta che vengo, la prima volta che parlo a un pubblico anche di canonisti. Spero di riuscire a soddisfare le loro curiosità, in qualche modo, perlomeno. Devo dire che il mio incarico è particolarmente gravoso dopo le relazioni della professoressa Marcacci, professor Basti, del professor Pitta, che sono state così belle e così stimolanti. Devo dire, per quanto mi concerne, specialmente quella della professoressa Marcacci, rispetto alla quale io mi colloco, per così dire, emergerà dalla chiacchierata che farò, in una posizione dialogica, seguendo un po' la sua scia. Toccherò temi che la professoressa Marcacci ha già toccato da un altro punto di vista. Per sanare la ferita inferta al corpo sociale, il conflitto sorto dalla commissione di un reato deve essere risolto. E la giustizia penale è appunto funzionale a una riconciliazione conformemente a tutte e tre le prospettive in cui può essere vista. Riconciliazione del reo con se stesso, riconciliazione della vittima con il reo, riconciliazione di entrambi con l'ambiente sociale. Due però sono gli strumenti impiegabili per questa riconciliazione, purtroppo non sempre si riesce a raggiungere. Se la mediazione opera sul versante privilegiato della comunicazione tra reo e vittima, fondata sul reciproco riconoscimento, il processo agisce con l'intervento necessario di un terzo chiamato a decidere in nome della collettività secondo regole gnoseologiche formalizzate, effettuando una scelta tra due ricostruzioni, che sono anche valutazioni, di un evento passato. Con entrambi i sistemi si tende a confermare o addirittura a rafforzare quello assiologico della collettività in cui si rende giustizia. Ma con il processo l'attività giurisdizionale si compie al termine di un percorso in cui le diverse posizioni hanno mantenuto il loro disaccordo e si sono espresse nella loro unilateralità. L'itinerario seguito, infatti, si fonda sul riconoscimento che il metodo dialettico, in termini giuridici tradotto contraddittorio, è finora quello migliore escogitato dagli uomini per l'ottenimento di una verità, che nel processo soprattutto non può non aspirare a essere condivisa, perché al di fuori della cornice valoriale in cui opera, il giudice non potrebbe né comprendere la questione problematica che attende una soluzione giuridica, né farsi comprendere dai destinatari della sua decisione. Il soggetto cui è affidata la composizione della disputa, però, deve essere esterno a essa, così da assicurare la fiducia che i consociati pongono negli organi giurisdizionali, quali garanti che la decisione non sia inquinata da interessi estranei alla giustizia. Per ottenere tale risultato non è sufficiente che il giudice, conformemente al dettato tanto costituzionale quanto degli atti internazionali sui diritti umani, sia terzo, indipendente, imparziale, precostituito per legge. Come già accennato, occorre altresì che egli non sia insensibile ai valori socioculturali che soggiacciono ai comportamenti umani ed emergono nelle vicende giudiziarie. Necessità tanto più sentita in un mondo globalizzato,
in cui si trovano a convivere nello stesso stato persone di diversa estrazione sotto molteplici profili etnici, filosofici, politici, religiosi, sociali. In ambito specificamente penale, ma stiamo attenti, questa situazione si ripete pure in altri campi, basti pensare al diritto di famiglia, è sorto quindi il problema dei criteri utilizzabili riguardo al cosiddetto reato culturalmente motivato, inteso quale un comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza che è considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale del soggetto agente è condonato o accettato come comportamento normale o approvato o addirittura è incoraggiato o imposto. In presenza di tali reati, il giudice penale, che già deve riferirsi a norme culturalmente orientate nella delineazione degli elementi di fattispecie, è il caso delle nozioni presenti nei codici di comune sentimento del pudore, morale familiare, maltrattamenti, pubblica decenza, atti sessuali e così via, e a fatti che già in varia misura sono socialmente e culturalmente costruiti, può altresì trovarsi a valutare una condotta per la quale la motivazione culturale incide in materia, ad esempio, di ignoranza della legge penale, imputabilità, cause di giustificazione, commisurazione della pena. Non si può però affermare che manchi nell'ordinamento italiano la previsione dell'atteggiamento che l'organo giurisdizionale deve avere in tale sentenza. Relativamente all'articolo 25,1 della Costituzione, infatti, non appare, a mio avviso, condivisibile il radicato indirizzo della Corte Costituzionale secondo cui la disposizione, e questo è il testo dell'articolo 25, nessuno può essere distolto dal giudice naturale per costituito per legge, conterrebbe un impiego sinonimico delle due qualifiche di naturalità e precostituzione. Lo sostiene la Corte Costituzionale dalla prima sentenza del 1958. Se non altro, in mancanza di indici letterali o sistematici che supportino l'opzione riduttiva, ci troveremmo al cospetto di un suicidio interpretativo, confliggente almeno con i fondamentali canoni di comprensione dei testi legislativi, quali l'autonomia, la totalità e coerenza ermeneutica, l'adeguatezza dell'intendere. Non si può cancellare una parola dal testo costituzionale. In proposito, non può tralasciarsi di osservare che l'attenzione al sorgere del principio di naturalità del giudice assume un peculiare rilievo anche per rispondere alle questioni che emergono dall'evolversi dei tempi. Esso infatti aveva in origine e tuttora mantiene, pure secondo i giudici costituzionali, nel processo penale, cito tra virgolette, un carattere del tutto particolare in ragione della fisiologica allocazione di quel processo nel locus commissi del diritto. Scopo del canone era, in negativo, la salvaguardia dagli arbitri del potere statuale, attualmente contrastati dalla previsione di un giudice legalmente precostituito, cioè individuato prima che si sappia chi era imputato, e in positivo la conservazione di un collegamento del luogo rappresentante la natura con il giudice rappresentante la società, così che il giudicabile mantenesse allora, anche in una fase di conflitto, quella relazione da cui deriva il suo essere sociale con la collettività dove si è realizzata la sua formazione. Il principio del giudice naturale sorge sostanzialmente all'epoca della Rivoluzione francese, quando si vuole eliminare la possibilità di giudici che vengano inviati dal re. Se la predisposizione del giudice a comprendere tutti i valori socioculturali coinvolti dal processo, un tempo spontanea per il suo legame comune altresì alle parti con il luogo di commissione del reato, è stata però gravemente intaccata dallo sviluppo dei mezzi
di comunicazione e delle organizzazioni di massa, l'adeguato apprezzamento di quel patrimonio culturale, di quel patrimonio spirituale, è invece ciò cui si ritiene occorra riferirsi per interpretare il dettato costituzionale, quando stabilisce la garanzia della naturalità del giudice. Quest'ultima, rendendo con formula storicamente aggiornata il rapporto tra l'uomo divino e giudice società, consacra il diritto per chiunque di essere giudicato da chi, tenuto a esercitare questa sua capacità di comprensione, sia idoneo a cogliere pienamente e quindi imparzialmente, perché senza prevenzioni, il significato della condotta. Nell'applicazione della legge al caso concreto, il procedimento penale tende però alla, ovviamente, al raggiungimento di una decisione che, per godere della qualifica di giusta, non può avere un fondamento erroneo o inattendibile. Ne deriva un nesso inscindibile tra verità e giustizia, normativamente confermato dalla formula del giuramento previsto per i giudici popolari dalla legge del 51 istitutiva delle corti d'assise, dove si scolpiscono i caratteri della sentenza, disponendo che essa, cito tra virgolette, riesca quale la società deve attenderla, affermazione di verità e di giustizia. In proposito, si impone il bisogno di risolvere un problema di specifico rilievo, sia epistemologico che politico. Vanno soddisfatte due esigenze. La prima, in una società multiculturale, la sentenza non deve essere né apparire come l'esito dell'adesione a una delle impostazioni filosofico-neologiche sostenute all'interno di una determinata collettività. Secondo, la ricostruzione fattuale che ne sia alla base deve però ovviamente approssimarsi il più possibile nei limiti dell'umano alla cosiddetta realtà, uso le virgolette, così da acquisire il consenso dei consociati sul risultato del processo. Ciò può ottenersi partendo dal riconoscimento che un fatto, un processo, esaminiamo sempre un fatto, che è all'origine della questione, non lo si può provare a posteriori, ma semmai esperire o constatare al momento del suo verificarsi. Non esistono fatti veri o fatti falsi. Un fatto è o non è. Unicamente la sua enunciazione può essere vera o falsa. Di un fatto che si sostiene accaduto nel passato può essere predicata l'esistenza, ma non la verità. Pertanto il giudice, alla stregua di qualunque indagatore dell'evento trascorso, si trova a instaurare relazioni probatorie non con fatti, ma con enunciati fattuali, dato che, come riconosciuto ancora a suo tempo da Neubert nel 1932, si può parlare di verifica solo in relazione a proposizioni. Viene quindi in rilievo ciò che ha ricordato la professoressa Marcacci, cioè la concezione semantica della verità di Tarski, con la quale, come emerge dal notissimo esempio di Tarski, l'enunciato la neve bianca è vero se e solo se la neve bianca, con cui si stabilisce unicamente un rapporto tra linguaggio e metalinguaggio, senza dover affermare una effettiva corrispondenza tra linguaggio e mondo. E tale concezione, che ben si attaglia al giudizio di verità inerente alla ricostruzione giudiziale del fatto, può appunto, in quanto nominale e non reale, riguarda il linguaggio, non riguarda l'ontologia, può appunto essere accettata, come afferma lo stesso Tarski, cito tra virgolette, senza rinunciare alle nostre convinzioni epistemologiche, quali che esse siano. Possiamo rimanere realisti ingenui, realisti critici, empiristi o metafisici, qualunque cosa fossimo prima. La concezione semantica è completamente neutrale nei confronti di tutti questi indirizzi.
Eppure per essa, d'altronde, come per il giurista, le entità extralinguistiche non sono né vere né false. Di tali entità non linguistiche può essere affermata o negata l'esistenza, ma non propriamente la verità o la falsità. Si conseguono così due risultati. Primo, si mantiene il concetto di verità, non si incorre in quella che è stata chiamata verofobia, che conduce ad abbandonare la nozione di verità e ad abbracciare definizioni del tutto assurde e o rinunciare a definire la conoscenza e la giustificazione epistemica. Ma due, non si è costretti a professare, attraverso un'identificazione tra la descrizione creduta vera della realtà e la realtà stessa, sempre realtà traduttivamente, non si è costretti a professare il superamento dello iato tra le parole e gli oggetti su cui vertono. Restano pertanto impregiudicati l'accettazione o il rifiuto sia della classica teoria corrispondentista della verità, sia di altre scettiche, irrazionalistiche o idealistiche. Né al giudice né alle parti è richiesto di condividere l'una o l'altra impostazione filosofica, bastando applicare quei criteri di verità sulla cui base chiunque è disposto ad asserire, cioè a dichiarare che è vero, l'enunciato rappresentativo della ricostruzione fattuale operata alla fine del processo. Questi criteri sono individuati nella coerenza della ricostruzione con le proposizioni relative ai dati gnoseologici portati in giudizio e nella accettabilità giustificata della medesima ricostruzione in virtù della sua capacità esplicativa di tutti i dati emersi. Poiché il controllo delle sue proposizioni protocollari il giudice deve compierlo attraverso il raffronto con altre proposizioni dello stesso tipo, anche per il processo tutto avviene all'interno di un universo linguistico. Per la decisione è necessario verificare se coincidano o no l'enunciato iniziale affermante il referente storico costituente la base della domanda per il giudice, ad esempio Tizio ha ucciso Caio, verificare se coincidano o no l'enunciato iniziale questo e quello finale, integrante la ricostruzione fattuale reputata persuasiva, ossia, per continuare nell'esempio, è vero che Tizio ha ucciso o Tizio non ha ucciso Caio. Io devo verificare la congruenza, l'identificazione tra l'enunciato iniziale e l'enunciato finale sulla base dei criteri di verità, della coerenza e dell'accettabilità giustificata. Non è vero, sebbene talvolta si affermi il contrario, che sia necessario accogliere una visione corrispondentista, tra l'altro una visione corrispondentista è una visione radicalmente non epistemica, perché è indipendente da quanto da noi conosciuto. In base alla visione corrispondentistica, verità o falsità degli enunciati sussisterebbero a prescindere da noi e dalle nostre credenze. Dico, non è necessario accogliere una visione corrispondentista, come talvolta si afferma, per poter contestare una pronuncia. Infatti, la concezione semantica della verità non comporta la negazione che la giustificazione dei provvedimenti giurisdizionali può essere falsata. Essa consente perciò la possibilità di una critica a decisioni considerate ingiuste perché pervenute alla condanna di un innocente o alla soluzione di un colpevole sul fondamento di una ricostruzione fattuale ritenuta sbagliata. Senza aderire alla teoria corrispondentista della verità, è sostenibile l'errore della sentenza sulla base non solo di un diverso corredo di proposizioni, di cui almeno alcune derivino da dati esterni al processo, ma altresì di una differente valutazione del patrimonio gnoseologico acquisito durante il procedimento. Anche in evenienze siffatte, comunque, si tratterebbe sempre di emettere un giudizio, nel caso di specie di erroneità, fondato su un confronto linguistico,
che viene effettuato tra due alternativi asserti descrittivi della realtà, di cui uno soltanto è creduto vero, appunto senza la necessità di supporre un loro collegamento con una ipostatizzata realtà esterna al linguaggio convenzionale. Proprio l'esigenza della coerenza tra prove e ricostruzione del fatto implica per il processo il rifiuto del sistema della prova legale, implicante un vincolo per il giudice a ritenere automaticamente verificata un'affermazione probatoria contestualmente alla sussistenza di determinati presupposti, per cui ad esempio nel Medioevo, prima della Rivoluzione francese, la testimonianza del nobile, del chierico o dell'uomo prevalevano rispettivamente su quella del plebeo, del laico o della donna. Dal sistema della prova legale, però, si distinguono quelli che consentono al giudice l'esercizio di una piena libertà di apprezzamento di quanto conseguito nel corso dell'attività probatoria. Occorre infatti chiarire che alla più superficiale bipartizione tra ordinamenti informati al canone della prova legale oppure a quello del libero convincimento, va sostituita una più adeguata tripartizione, in virtù della quale si riconosce che all'antitesi tra presenza e mancanza di vincoli legislativi al convincimento giudiziale bisogna aggiungere, nel caso di mancanza di vincoli, la suddistinzione tra i sistemi contemplanti il convincimento intimo e quelli caratterizzati dal libero convincimento. Il primo, il convincimento intimo, storicamente collegato all'istituto della giuria popolare emanante un verdetto immotivato, se voi avete presente qualche film anglosassone, la giuria deve solamente dichiarare colpevole o non colpevole, non dice perché, si presenta nel suo aspetto metarazionale, frutto di scelte intuitive, di sollecitazioni emotive e quindi insuscettibile di analisi. Il secondo, il libero convincimento, invece, se esprime il rifiuto del tariffario previsto per le prove legali ed afferma la libertà del decidere, si ispira contemporaneamente al criterio che comunque, come diceva Carrara, il massimo penalista dell'Ottocento, il giudice deve sempre convincersi secondo il processo e secondo ragione. Il canone del libero convincimento viene allora definito non soltanto in negativo rispetto al sistema delle prove legali, ma anche in positivo riguardo alla previsione di limiti e garanzie contro l'arbitrio del giudice, che non può essere escluso senza il preliminare rifiuto sia di una confusione tra il piano dell'acquisizione e quello della valutazione probatoria, sia di ogni approccio irrazionale e quindi incomunicabile per l'autorità decisoria. In sintesi, e io distinguo sia, per un verso il libero convincimento non può essere inteso, come è stato detto da Cordero, come una vorace potenza superlogica che trae il proprio alimento da tutto ciò che anche per un solo istante sia comparso sulla scena del processo. Solamente quanto ritualmente acquisito può essere usato per la decisione, perché, come diceva ancora Nuvolone, il convincimento è libero nell'ambito del processo, ma nell'ambito del processo ci sta ciò che ci può legittimamente stare. Né il principio del libero convincimento può servire a superare il rispetto della legalità nelle modalità di acquisizione delle prove. Altro verso, l'altro sia, il canone del libero convincimento allude ad un metodo di valutazione delle prove in cui la discrezionalità implica la razionalità e questa implica a sua volta un apprezzamento analitico e completo di tutti gli elementi. Sto citando da un collega che è venuto 2 anni fa, cioè da una relazione alle giornate canonistiche e disciplinari, a sua volta un apprezzamento analitico e completo di tutti gli elementi che, incidendo sul valore conoscitivo che il giudice attribuisce alla prova,
sono in ultima analisi determinanti ai fini dell'accertamento giudiziale dei fatti. È appunto in questa dimensione di libero convincimento così inteso che si situa la disciplina prevista dall'ordinamento processuale penalistico italiano, laddove, tracciando in via generale gli itinerari del convincimento del giudice, sancisce l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, ribadisce che il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Il primo è l'articolo 191, questo è l'articolo 526 del codice. Dichiara che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalla legge civile, eccettuati stato di famiglia e cittadinanza, 193. Statuisce che il giudice dia conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, 192. Prescrive che la motivazione, imposta anche dall'articolo 111 della Costituzione, contenga la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, nell'articolo 546, imponendo al giudice di seguire il metodo tipico dell'epistemologia contemporanea, di coniugare il momento di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta con quello della falsificazione delle ipotesi alternative respinte, inserisce tra i casi di ricorso per Cassazione, nell'articolo 606, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Proprio perché il provvedimento giurisdizionale non è mero esercizio del potere affidato al giudice, ma deve corrispondere ai criteri di ragionevolezza condivisi dalla collettività nel cui nome è amministrata la giustizia, ai sensi dell'articolo 101 della Costituzione, sono stati operati vari tentativi di chiarire il meccanismo attraverso cui il giudice arriva a pronunciare la sentenza. Il più noto è quello che, sebbene sia presente in epoca anteriore, è stato consapevolmente formulato nel periodo illuministico, quando si è assimilato il lavoro del giudice all'applicazione del modulo sillogistico. Devo dire che forse la formulazione più completa, sincastica, più rappresentativa è contenuta nell'aula del diritto, dei diritti e delle pene di Beccaria. La sentenza, cioè, sarebbe un atto costituito da una premessa maggiore contenente l'enunciazione di una norma giuridica, da una premessa minore relativa all'affermazione del verificarsi di un fatto contemplato dalla norma, infine da una conclusione con cui si fissa la conseguenza giuridica di tale accadimento. E questo accadimento, reputato come qualcosa di estraneo e indipendente rispetto a chi procede alle indagini giudiziarie, sarebbe possibile predicare un'indiscutibile verità, mentre il giudice, come effetto della supposta certezza normativa, sarebbe assimilabile, come diceva Montesquieu, a una bocca che pronunzia le parole della legge. I caposaldi più o meno impliciti di siffatta teoria devono tuttavia ritenersi caduti con la smentita a livello epistemologico della possibilità di ottenere un'assoluta verità che conduca alla conoscenza di un'altrettanto assoluta oggettività, dipendendo, come in parte ha già ricordato anche la professoressa Marcacci, ogni esito di un'indagine dal contesto in cui essa si svolge, dalla metodologia seguita, dalle finalità prefissate. In proposito, basti ricordare i risultati emersi rispettivamente in ambito fisico e matematico intorno agli anni 30 dello scorso secolo, e interpretarli come tali da togliere qualsiasi illusione sull'attingibilità di conoscenze assolute in grado di tranquillizzare la coscienza in forza di una loro supposta incontestabilità. Col principio di indeterminazione di Heisenberg, 1927, il metodo scientifico diviene consapevole che il suo intervento modifica e trasforma il suo oggetto, che il metodo non può più separarsi dall'oggetto. Con la prova di Gödel del 1931 o dalla prova di Gödel del 1931 può derivarsi che l'orizzonte delle proposizioni vere è più largo di quello delle proposizioni dimostrabili, dei teoremi.
e quindi anche che ciò che il pensiero umano riesce a intelligere e a riconoscere come vero supera necessariamente l'ambito di ciò che può essere dimostrato. Cosa c'entra? C'entra. Perché trasferite in ambito giudiziario, queste osservazioni implicano due corollari di particolare importanza. Il primo: se il risultato di una qualsiasi indagine non è riducibile a una pura e assoluta datità, anche il materiale fattuale utilizzato dal giudice per la decisione non è la conseguenza di una passiva ricezione delle emergenze probatorie da parte sua. Due: il ragionamento giudiziario non può essere ricondotto a una struttura esclusivamente logico-deduttiva. Occorre invece riconoscere che esso è intessuto di elementi di volta in volta definibili secondo uno o più forme logiche, oppure secondo schemi di qualificazione quasi logici, o puramente topici, valutativi o retorici. Pertanto, come è stato efficacemente sintetizzato da Ferraioli, l'idea del giudizio come sillogismo perfetto e del giudice come bocca della legge ha una totale inattendibilità epistemologica e una conseguente impraticabilità giuridica, restando tra l'altro oscuro il processo conoscitivo attraverso cui il giudice perviene alla reciproca posizione delle premesse del sillogismo, dalle quali solo può sbloccare automatica la conclusione. Ma, come aveva notato, l'ha notato in tanti, cito Cardinosti, Introduzione alla logica giuridica, è proprio su di esse, sulle premesse, che vertono i contrasti che oppongono gli uni agli altri, pubblico ministero, giudici, avvocati, parti, testimoni, periti, che ne ha fine netta. È su analoghe osservazioni che si basarono coloro che asserirono il contenuto intuitivo, non sillogistico, della decisione giudiziaria, mentre soprattutto all'estero sorsero teorie programmaticamente antilogicistiche, generalmente collegate a concezioni irrazionalistiche, come le scuole del realismo giuridico nel mondo anglosassone e scandinavo o del diritto libero nel mondo tedesco. A tali correnti possono infine essere aggiunte due altre impostazioni antisillogistiche che traggono origine dal recupero e dal parziale rinnovamento di strumenti intellettuali già presenti in tempi lontani. Alludo alla teoria topica di Fiebig e a quella argomentativa, soprattutto di Perelman, del ragionamento giuridico. Ciò che tuttavia non viene sufficientemente illuminato quando si parla di logica del giudice è lo stesso oggetto del discorso, poiché normalmente si sottace che il significato di logica, derivando dal greco logos, può indicare, almeno come sue accezioni fondamentali, sia la scienza del pensiero, rientra pertanto nella psicologia, sia la scienza del discorso, quindi descrive e costruisce le regole del linguaggio. Le conseguenze di tale ambiguità si riverberano sulle teorie proposte riguardo all'identità giudiziale. Alcune, quella sillogistica e specularmente quella topica e argomentativa, nella misura in cui, pur contrapponendosi alla prima, non definiscono la valenza precisa dell'antitesi, non chiariscono se intendono rappresentare esclusivamente il procedimento intellettuale attraverso cui si perviene al risultato della sentenza, oppure lo schema esteriormente linguistico della medesima sentenza, o magari ambedue. Altre concezioni, nel modo più palese accade per il realismo giuridico americano, pongono in rilievo l'aspetto psicologistico della decisione, che però, appunto perché irrazionalmente impostato, non contribuisce efficacemente a rendere conto del procedimento linguistico impiegato dal giudice. Nella connessione tra pensiero e linguaggio può essere individuata nella concezione, peraltro comune a tutte le teorie del ragionamento giuridico fino a indicate, per cui la decisione e la giustificazione del giudice avverrebbero nella sua mente, trattandosi eventualmente e unicamente di manifestarle all'esterno. È questo un postulato mentalistico che genera gli insoddisfacenti esiti delle ricordate teorie. Sia gli esiti descrittivistici, laddove si presume che l'attività intellettuale del giudice sia pedissequamente rispecchiata nel provvedimento giurisdizionale,
sia all'apposto quelli razionalistici, secondo cui la conoscenza del giudice, dominata da componenti ideologiche e realismo giuridico soprattutto, non potrebbe che generare una pronuncia solo fittiziamente motivata, al massimo attraverso una razionalizzazione a posteriori. Senza considerare poi che questa impostazione rende inesplicabile, ad esempio, il modus procedente degli organi collegiali. I giudici spesso decidono in modo collegiale. E allora per questi organi, il foro interno di ciascun giudice viene necessariamente espresso e mediato in Camera del Consiglio piuttosto che nella stesura della sentenza, secondo quanto confermato anche da ricerche psicologiche in argomento. Allora, che facciamo? Andiamo a vedere come risolvere o in quale prospettiva porci per cercare di risolvere questo sviluppo del problema. Una prospettiva idonea a comprendere l'attività del giudice non pare che possa prescindere dalla netta accettazione di una prospettiva comportamentistica nello studio della sentenza. La sentenza è un atto giuridico, un comportamento rilevante per il diritto e incidente sulla realtà, non perché rappresentativo degli stati psicologici dell'organo giurisdizionale, ma perché veicolo di una decisione attraverso cui si conseguono determinati effetti. La sua motivazione non è altro che il discorso con cui si intende giustificare il comando, utilizzando gli argomenti che si ritengono maggiormente idonei a difendere la sentenza di fronte alle parti, all'eventuale giudice dell'impugnazione e al popolo nel cui nome la giustizia punta amministrata. Va ribadito che il ragionamento del giudice è intessuto di elementi non assimilabili alla sola categoria, quella logica, venendo a rilievo pure schemi di carattere retorico, topico, valutativo. Infine, occorre chiarire, sto avviandomi alle conclusioni, se non ancora in 5 minuti, infine occorre chiarire quali sono i piani su cui si svolge il lavoro dell'organo giurisdizionale e quali sono i loro reciproci rapporti e interazioni. Da un lato, bisogna tenere conto dei livelli del pensiero e del linguaggio. Dall'altro, non è sufficiente ricorrere alla differenza sorta nell'ambito della filosofia e della scienza tra context of discovery e context of justification, trasferendola all'analisi dell'operato del giudice con il riferirla senza le dovute specificazioni ai contesti rispettivamente di decisione e di giustificazione. Riguardo alla distinzione tra i due contesti, decisione e giustificazione, al cui interno si ripete va operata la diversificazione tra le attività intellettuali afferenti alla decisione e alla motivazione e i risultati linguistici attraverso cui queste vengono espresse, emerge l'arbitrarietà dell'opinione favorevole al riconoscimento di una irriducibile asimmetria tra procedimento decisorio e motivazione, e qui sono in assoluto contrasto con Michele Tadeo Curatino. Anche su un piano più generale di quello giuridico, risulta che una separazione rigida tra decisione e motivazione non solo si pone in una direzione irrazionalistica e dunque ripropone tutte le difficoltà ricordate prima, ma altresì confonde un prius cronologico con un prius logico. Dalla circostanza che la scelta precede la giustificazione, non può tu pur derivarsi che la prima sia indipendente dalla seconda. Oltretutto, bisognerebbe anche dimostrare che ciò sia vero nella generalità dei casi e che non si è fuorviati dal modello processuale, perché è nel modello processuale che normalmente, soprattutto in campo penale, il giudice torna dalla Camera di Consiglio, regge il dispositivo e rinvia per la stesura della motivazione. Potrebbe leggerla sinteticamente all'istante, ma questo è un dato giuridico di come viene regolato il processo e come viene regolata la comunicazione dell'esito della sentenza da parte del giudice. Non è detto che questo sia poi il modello generale, quindi bisogna dimostrare che il modello corrisponde al modello generale, ma soprattutto appunto da questa deformazione, se volete, tecnica non può derivarsi l'indipendenza
della giustificazione dalla decisione. Della decisione dalla giustificazione. Quando in vero la persona che opera un'opzione sa di doverla motivare, ed è la situazione tipica in cui si trova il giudice, non può prescindere completamente da tale obbligo e quindi già si trova il campo delle eventuali soluzioni ridotto a quello delle scelte ragionevolmente giustificate. Sarebbe costretta a rifiutare un'opzione determinata, sebbene magari conforme alle sue convinzioni, qualora non riuscisse ad argomentare favorevolmente in merito. Occorre cioè non ignorare che se la giustificazione fa perno sulla decisione, vale anche il contrario, almeno nella misura in cui la stessa possibilità di giustificare è un elemento di determinazione della scelta concreta, se così si vuol dire. Il giudice è costretto a emettere il suo provvedimento decisorio pure in funzione della giustificazione che è tenuto a rendere. Ciò che inoltre non viene considerato quando ci si limita a dissertare della giustificazione della decisione è un terzo elemento su cui opera il giudice, preliminare e indicato, quello euristico, che potrebbe definirsi inerente al contesto di ricerca. E se per tale ambito potrebbe continuare a piegarsi in termini logica, sembra più opportuno, anche per evitare ulteriori equivoci, utilizzare quello di epistemologia, intesa come analisi critica dei metodi e della validità della conoscenza. Oggetto della epistemologia giudiziaria sono dunque i criteri e gli strumenti usati dal giudice per conseguire l'acquisizione e quindi provvedere alla valutazione delle credenze diventano pure oggetto di analisi epistemologica, acquisizione del materiale fattuale sulla base compiere le scelte decisorie. Appare d'altra parte evidente che la necessità di parlare di un contesto di ricerca oltre a quelli di giustificazione e di decisione è l'esito dell'introduzione nell'ambito processuale della distinzione tra context of discovery e context of justification, poiché la sua trasposizione dall'ambito scientifico ha generato un mutamento semantico delle due locuzioni e un radicale cambiamento delle questioni da esse intercalate. Nella scienza, infatti, il context of discovery concerne i problemi del come si pervenga alla formulazione di un'ipotesi, nel context of justification i problemi del come la stessa ipotesi venga convalidata, senza che peraltro una sua accettazione abbia mai carattere assolutamente definitivo. Quando invece si discorre dei due contesti riferendoli all'attività giudiziaria, l'attenzione non è più volta al momento del sorgere di un'ipotesi, ma quello dell'emanazione di un provvedimento finale. La teoria dei due contesti è, per così dire, spostata in avanti, tanto che il termine discovery viene tradotto dai giuristi con decisione anziché con scoperto. Ne deriva un vuoto riguardante il periodo anteriore all'emanazione del provvedimento, venendo addirittura perso l'impiego del concetto di ipotesi. Non si rileva con sufficiente chiarezza che anche nel processo esiste un'ipotesi iniziale da verificare, quella prospettata dall'attore nel processo civile e dal pubblico ministero in quello penale, su cui il giudice deve provvedere. E ugualmente si pone nel processo il problema del come avvenga la convalida, effettuata appunto attraverso l'istruzione probatoria processuale. In conclusione, e schematicamente, mentre la sequenza scientifica dove manca un giudice ed è quindi chi scopre che deve anche giustificare è 1. Contesto di scoperta e formulazione dell'ipotesi, 2. Contesto di giustificazione dell'eventuale convalida. La sequenza giudiziaria è invece 1. Contesto di scoperta e formulazione dell'ipotesi, è il momento della cosiddetta istruzione primaria, quella compiuta dalle parti quando decidono di andare davanti al giudice, in cui per le parti, se il risultato è decisione loro, è ipotesi per il giudice. Non a caso si è sostenuto che per chi attiva il processo la domanda equivale al modello dell'auspicata sentenza. Io formulo un'ipotesi, ma spero che quella ipotesi il giudice me l'accetti e quindi che queste mie, le conclusioni che presento
nella citazione o l'imputazione che presento al giudice del penale siano quelle cose che il giudice mette poi nel dispositivo. Poi c'è, oltre a questo ipotesi, c'è il contesto di ricerca, è il momento dell'istruzione probatoria che si sviluppa davanti al giudice, poi finalmente il contesto di decisione e il contesto di giustificazione. E sembra in ogni caso opportuno ribadire che un legame dialettico tra i contesti di ricerca, decisione e giustificazione sussiste sempre. Non solo la scelta e la motivazione finali avvengono sulla base degli esiti dell'indagine, l'abbiamo visto, ma quest'ultima, proprio perché svolta in funzione delle prime, non potrà non risentire dell'indirizzo che le vengo impresso. E trattasi di concezione tanto più valida quanto più si osservi come nell'ambito giudiziario siano dati addirittura normativamente per legge i binari sia sostanziali, la fattispecie penale, che processuali, lo svolgimento del giudizio, del percorso da compiere, in fondo al quale il giudice avrà conosciuto la, tra virgolette, realtà attraverso non una mera riflessione passiva ma una cosciente sistematizzazione attiva. L'oggetto di dubbio da cui scaturivano determinate ipotesi di soluzione da sottoporre a verifica, se non altro quelle proposte dal parte in causa, sarà allora convertito nella descrizione ricostruttiva del fatto, definito nelle sue articolazioni e relazioni giuridicamente rilevanti. Grazie. Ma soprattutto voglio ringraziare il professor Luvetti perché forse non si rende conto immediatamente dell'importanza che ha la riflessione che lei ci ha presentato, nel senso che viviamo in un momento ecclesiale particolare di sostituzione del tipo di discernimento nelle chiavi giudiziali che lei ha presentato dalla consueta tentazione di sostituirlo per un altro, che per utilizzare i termini che venivano proposti, che poi sono quelli comuni anche alla cultura processualistica canonica, sono quelli del intimo convincimento anziché libero convincimento. Sono due cose diverse, gli alunni del diritto processuale canonico lo sanno bene, perché sempre insistiamo molto nella differenza che c'è tra sistema di prova libera e i criteri che lo stesso legislatore canonico, in uno dei canoni che sempre indichiamo come quello che segnala gli standard di valutazione pur libera della prova, il canone 1572, stabilisce con il conseguente obbligo di motivare perché sia compresa, almeno in coscienza, la decisione. Quindi è molto, noi ringraziamo, mi sento portavoce dell'auditorio, ringraziare che nel vedere come anche nella cultura processualistica extracanonica ci troviamo in un terreno comune dove qualsiasi passo diverso in questo momento sarebbe pericoloso, non soltanto dal punto di vista, per così dire, della verità delle situazioni, distinguendo sempre per foro interno, il foro di coscienza, il foro esterno, ma anche per la testimonianza che la Chiesa è chiamata ad offrire al mondo del suo proprio senso di giustizia. C'è soltanto un punto tra quelli indicati da lei dove anche il discernimento e la difficoltà interpretativa dei sistemi trova sempre difficoltà per allenarsi, che è quello della legittimità delle prove. No? Su uno strumento conoscitivo di un fatto comunque riesce a produrre la conoscenza almeno dell'annunciazione, no? Come si diceva dei fatti, qual è il limite per poterlo chiamare prova illegittima? Sono diritti soggettivi o possiamo ragionare in termini più ampi? Sono relazioni a sua volta con la verità da scoprire, quello che rende legittima una prova. Perciò nell'ordinamento canonico il sistema dei poteri istruttori del giudice, al di là degli oneri probatori delle parti, è molto più sviluppato che in altri sistemi. Parlo più dei processi contenziosi che del penale, perché ovviamente c'è sempre il principio da rispettare del la non,
non ho obbligo di confessare il proprio delitto, ovviamente, non ho obbligo di chiedere giuramento nel processo penale per riconoscere il proprio reato, no? Però nei processi contenziosi per noi è sempre un problema stabilire qual è il criterio di illiceità di una prova. Il fatto che bisogna scoprire la verità non autorizza a utilizzare qualsiasi metodo, ovviamente, ma la legittimità o illegittimità dei metodi non può essere soltanto riferita a diritti privati, almeno questa è l'intuizione che noi abbiamo, anche la fatica che abbiamo per ragionare. Se credete, sì, se volete magari fare altre domande e rispondere, se no rispondo una domanda alla volta, come preferite. Vediamo se qualcun altro ancora vuole fare qualche commento, qualche domanda. Vedo che non c'è una grande... Ma il tema che collega della roba ha presentato è un tema, diciamo, un nervo scoperto. È un nervo scoperto di tutte le attività giurisdizionali, esiste in campo civile, esiste in campo penale, esiste in campo amministrativo. Allora, sui problemi che ha toccato mi sembra che siano due, anche se la domanda è una. Perché ha toccato contemporaneamente, mi dica se sbaglio, il problema della legittimità della prova, ma anche i problemi dei poteri del giudice. Quindi come le mettiamo queste due cose? Io le sceglierei su un presupposto. Il presupposto è quello che ho detto all'inizio, cioè il presupposto è quello che ormai gli ordinamenti, diciamo tra virgolette, moderni, contemporanei, hanno riconosciuto che il modo migliore per raggiungere la verità su enunciati fattuali è quello del contraddittorio, è quello della dialettica. Cioè non crediamo più nel giudice inquisitore che nel suo studiolo le pensa tutte e poi cava fuori dal cappello con il via della sentenza. D'altra parte non crediamo più nemmeno al giudice inquisitore che tortura l'imputato, perché tanto l'imputato qualcosa sa, qualche peccato da ascoltare. Allora, primo problema, legittimità della prova. La legittimità della prova è la legittimità determinata dall'osservanza delle regole del processo. Le regole del processo, che però non sono collegate solo ai diritti delle parti. Io, scusate se mi cito, io non lo penso, io normalmente distingo quando parlo di diritti fondamentali riguardanti il processo penale, tra diritti fondamentali del processo penale e diritti fondamentali nel processo penale. Allora, i diritti fondamentali nel processo penale sono quelli cui forse alludeva il professor La Roca quando parlava di diritti soggettivi, cioè nel processo penale vanno garantiti il diritto di libertà, il diritto di diritto personale, il diritto di libertà e segretezza della corrispondenza, il diritto di domicilio, il diritto alla salute, il diritto di difesa, per cui si riconosce che l'avvocato e il medico possono non testimoniare, il diritto di libertà religiosa, per cui si riconosce che il ministro di qualsiasi culto non è venuto a testimoniare riguardo a cose di cui si è venuto a conoscenza e si è tenuto al segreto secondo le proprie regole. Questi sono i diritti che sono salvaguardati nel processo penale. Io dico anche un'altra cosa, io dico che al processo penale si applica la stessa definizione che ha dato Kant della filosofia.
Kant diceva che la filosofia è la scienza dei limiti della ragione. Io dico che la procedura penale è la scienza dei limiti del potere dello Stato nell'amministrazione della giustizia. Questi sono i diritti fondamentali nel processo penale. Ci sono però anche diritti fondamentali del processo penale, cioè sono quei diritti fondamentali che sono riconosciuti non per tutelare un interesse personale, ma che sono riconosciuti per tutelare l'interesse stesso del processo. L'esempio tipico è il diritto di difesa, che normalmente viene visto, giustamente anche, come diritto soggettivo, ma il diritto di difesa non è un diritto solo soggettivo. Il diritto di difesa è la garanzia che si esplichi il contraddittorio nel processo penale. Se non ci fosse il diritto di difesa, non ci sarebbe il contraddittorio. Se non ci fosse il contraddittorio, non ci sarebbe la dialettica. Se non ci fosse la dialettica, non si raggiungerebbe quel poco di verità che si cerca. Quindi, un altro limite della legittimità della prova è l'osservanza dei diritti fondamentali nel processo penale, ma anche l'osservanza dei diritti fondamentali del processo penale. Violare le regole del contraddittorio potrebbe anche non ledere il diritto soggettivo alla salute, alla libertà di pensiero, alla dignità personale, a tutto quello che... però vanifica lo sforzo che si fa col processo. Poteri del giudice. È un problema enorme, è un problema che ha dato adito a numerose discussioni, soprattutto nel passaggio tra vecchio e nuovo codice, nell'applicazione del nuovo codice, soprattutto un articolo che vi cito, ma tanto per voi, per chi non è studioso del processo penale, non è importante, l'articolo 507 del codice. Poteri del giudice. Il giudice può ammettere, assumere, acquisire lui delle prove di sua iniziativa. Come la mettiamo col potere delle parti? Ma la mettiamo benissimo. Cioè io non ho problemi a riconoscere che il giudice ha poteri probatori assieme alle parti. Primariamente ci sono le parti che presentano, ancora di nuovo se vedete i film anglosassoni, quando si apre l'udienza, c'è il pubblico ministero che presenta, per così dire, il caso dell'accusa e poi c'è il difensore che presenta il caso della difesa, cioè il pubblico ministero che dice: io adesso voglio dimostrare che Tizio ha ucciso Caio e produrrò queste prove, e la difesa dirà: io invece sostengo che Tizio non ha ucciso Caio e produrrò queste prove, se il giudice ne ammette. Ma dopo che le parti hanno finito di esprimere le loro valutazioni, le loro capacità, il giudice può intervenire, e ricordiamoci, il giudice può intervenire in due sensi, cioè l'intervento del giudice può sopperire alle carenze dell'accusa, ma l'intervento del giudice può sopperire alle carenze della difesa. Quindi il giudice di per sé è neutrale. E cosa significa che è neutrale? Significa che è neutrale anche nella missione delle prove. Cioè il giudice, secondo me, non solo secondo me, però anche se ho cercato di strutturare in modo sistematico la questione, e la dico molto sinteticamente, il giudice deve mantenere una neutralità metodologica nella conduzione del processo. Non basta che sia imparziale, che sia indipendente, che sia precostituito, che sia terzo, che sia naturale. Deve essere anche metodologicamente neutrale. Cosa significa? Significa che il giudice può fare tutto quello che vuole, a patto che non faccia trapelare prima come la pensa. Allora, il giudice può ammettere delle prove nuove solo in relazione a temi di prova che siano già stati presentati dalle parti. Non può lui presentare un'ipotesi di ricerca e su questa chiedere di lavorare. Ma il giudice sui temi di prova dice: questo tema di prova secondo me non è stato sufficientemente chiarito, allora io emerge che c'è la possibilità di sentire quel test su questo tema, io lo chiamo. Mi sembra di aver mantenuto un certo equilibrio. Non so se era
d'accordo con questo.